Buonasera, colleghi senatori. Siamo qui ancora una volta a parlare della situazione economica finanziaria dello Stato italiano con questa misura, che è la misura che riguarda i saldi di finanza pubblica. A inizio legislatura e comunque anche durante il corso di questo mandato, spesso da alcune parti politiche vengono disegnati dei scenari che danno da intendere alla gente previsioni apocalittiche della gestione di questo governo giallo-verde. Andiamo a elencare un po' alcune delle situazioni che invece secondo me sono positive e che sono frutto di un dibattito politico anche acceso fra le due parti di governo. Abbiamo un andamento dei conti pubblici migliori rispetto del DEF del 2019, nonostante lo scenario macroeconomico internazionale non presenti miglioramenti. Un migliore andamento delle entrate rispetto alle spese, grazie alle misure approvate dal governo, che fra l'altro non pregiudicano le riforme attuate in questo primo anno di legislatura. Un accantonamento prudenziale e miglioramenti con assestamento di un più 0,3% del PIL, più di quanto concordato a dicembre con la Commissione europea. Rispetto alle proiezioni del DEF del secondo semestre, ci sono stati segnali positivi. Produzione industriale è tornata a crescere su base mensile dello 0,9%. Con la fattura elettronica, che ovvio è stata faticosa da far recepire alle nostre aziende, sta dando comunque degli effetti positivi, con 4 miliardi di gettito extra per il 2019, 300 milioni al mese. Per quel che riguarda le entrate dalla pubblica amministrazione, maggiori entrate dagli enti del territorio di più 1,9%. Per la pace fiscale, dalla chiusura delle liti pendenti, abbiamo avuto incassi record. La prima rata di 463 milioni di euro. Sono attesi in tutto 4 miliardi. Le società pubbliche sono sane, o se meno sane, comunque hanno buone prospettive di miglioramento e migliore risanamento. Maggiori dividendi appunto delle società pubbliche per 1.430 milioni, in aggiunta ai 1.800 milioni già previsti. Le ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente un più 3,8% rispetto all'anno precedente. Le previsioni erano dell'1,3%. Tutto ciò a causa di un rafforzamento del mercato del lavoro, con crescita dell'occupazione di più 92.000 lavoratori rispetto all'anno prima, di cui fra l'altro dei lavoratori più 12.000 sono lavoratori autonomi. Infatti, le misure del decreto dignità hanno portato una progressiva regolarizzazione di posizioni precarie a sfavore di quelli irregolari, in nero, insieme a quelli della legge di bilancio a favore di occupazione giovanile, femminile, ultracinquantenni e giovani in possesso di dottorato di ricerca. Bene perché sono stati creati nuovi posti di lavoro con regime forfettario. Per le partite IVA fino a 65.000 euro, la flat tax. E qui colgo l'appello del collega che mi ha preceduto, Calandrini, e tendo una mano ai colleghi del Movimento 5 Stelle, affinché tutti ci impegniamo a innalzare il tetto che attualmente è di 65.000 euro annui, ma che possiamo alzare perché abbiamo visto che con la misura della flat tax portiamo a un'emersione del lavoro nero e a maggiori posti di lavoro. 300, poi 300 milioni li abbiamo raccolti dalle liti fiscali pendenti,
E congelando i risparmi su due misure cardine del governo, che come è già stato accennato dai miei colleghi, quota 100 e reddito di cittadinanza, abbiamo evitato una procedura di infrazione UE che poteva essere aperta. Ne deriva quindi, e si attesta, che il buon senso, il nostro buon senso, abbia prevalso. Va ricordato che vi è una condizione di grande solidità dell'economia italiana. Non a caso l'Italia è la terza economia dell'Unione e la seconda manifattura d'Europa. L'acceso dibattito politico fra Lega e Movimento 5 Stelle, le due parti di governo, anche se talvolta fastidioso per la gente, sta portando buoni frutti. Ciascuna parte risulta propositiva e il serrato confronto porta ciascuna parte a controllarne l'altra e a migliorare le varie misure. Siamo uno controllore dell'altro, ma comunque dei supervisori e i benefici li stiamo già vedendo, anche se sono timidi. Anche se sono timidi, li stiamo vedendo. Certo, questo comporta una notevole mole di lavoro, ma siamo pagati per questo. Lancio un appello ai colleghi senatori della quinta commissione. Abbiamo parlato di saldi, di assestamento, valutazioni economiche. Ricordo che la nostra commissione quinta bilancio è anche una commissione che prevede la programmazione economica. E qui lancio un appello da membro della Commissione Bilancio. Programmiamo, valutiamo qualsiasi cosa che ci venga in mente a sostegno delle vittime di abusi. Abbiamo il dovere di seguire questa tematica, anche promuovendo l'impegno di fondi. Visti i continui polveroni sollevati da una certa parte politica, unico loro scopo è il motto "io sto contro Salvini", ma siamo in democrazia e ci sta tutta la loro opinione. Quello che risulta evidente però è la mancanza di coerenza, Presidente. Manca la coerenza, manca la coerenza. L'impegno nostro deve esserci per queste vittime, contro qualsiasi persona di qualsiasi partito politico si fosse macchiata di questi crimini. Serve la coerenza. Per cui, per questo Presidente, affermo a gran voce, non come loro, io sto contro Salvini, ma io sto con i bambini. Grazie.